Ottobre e novembre si tingono nuovamente di rosa grazie all'iniziativa portata avanti da Avisfano che quest'anno estende la partecipazione anche ad altre sei Avis che operano nelle zone limitrofe. Si chiama Donazioni in Rosa ed è un periodo quest'anno di due mesi entrambi dedicati alla prevenzione e alla donazione ed interamente rivolti al mondo femminile. Al centro la donna come generatrice e donatrice di vita. Novità del 2020 è anche la realizzazione di un Webinar per consentire di dare maggiori eh, informazioni alle donne. È vero che, eh, come eh, si è detto più volte, il, lo screening del tumore del seno parte diciamo, con la mammografia ai 40-50 anni, però è importante che l'informazione venga anche data alle ragazze e quindi alle ragazze poiché. Donano e, comunque, chi si presta anche a fare le prove di donità per diventare donatrice. Un periodo tutto in rosa che, nel mese di novembre, votato alla prevenzione, continua la sua collaborazione con la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, il cui slogan recita: Prevenire è vivere. Alle donatrici associate Avis, non solo di Fano, sarà infatti donato a partire dal 19 ottobre un bonus per una visita senologica gratuita che da Quest'anno è possibile fare anche a Fano all'ospedale Santa Croce. È molto importante che. Passiamo questo messaggio nel mese proprio dedicato alla prevenzione del tumore al seno. È il tumore più frequente per le donne, ed è un tumore frequente anche nella fascia non coperta da screening, cioè quindi al di sotto dei 50 anni. Quindi alle donne che verranno a fare una visita senologica gratuita, diremo cosa fare. Quindi, oltre a dare degli elementi per poter capire il loro rischio, Oncologico e quindi ereditarietà o familiarità. Quindi diremo anche alle donne come fare l'autopalpazione e poi eh, faremo la visita senologica, eh, che sarebbe bene ripetere per tutti gli anni, una volta l'anno e prima anche di iniziare lo screening. Il comune di Fano tiene alla prevenzione, afferma inoltre l'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini. Il tumore al seno continua, è una malattia che si sta facendo sempre più giovane e va combattuta tramite visite e controlli. Innanzitutto dobbiamo ricordare a tutte le donne che la prevenzione salva la vita. Eh, e direi che una battaglia che dovremmo fare in collaborazione, insomma, anche alla regione una richiesta, che dovremmo fare alla regione è quella di abbassare l'età dello screening oncologico perché ci, abbiamo visto che comunque ci sono molte donne anche eh, poco più che trentenni, quarantenni che sono colpite da questa malattia. Abbiamo innanzitutto eh, colorato di rosa eh, tre monumenti della città, l'arco d'Augusto, la fontana di piazza, la torre civica per ricordare eh, per tutto il mese di ottobre, appunto, eh, l'importanza della prevenzione e anche eh, ricordare a tutte quelle donne che eh, devono sottoporsi a screening gratuito eh, ogni due anni chiamate dalla Regione di farlo. E il Comune di Fano, come ultima iniziativa, sta ecco, strutturando per fine mese un appuntamento con eh, il dottor Magalotti della Brass Unit appunto, di Fano, proprio per eh, andare a mettere in chiaro quelle che sono tutte le possibilità che le donne hanno di prevenzione e anche di cura.